Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come avrete letto dal titolo, questo è un video che si chiama Ai mai puntini puntini. Io vi ho chiesto su Instagram, quindi se ancora non mi seguite, andatemi a seguire. Mi chiamo Giorgia trattino basso world. Comunque, ovviamente, come al solito, vi lascio tutti i miei nick qui sotto in descrizione. E così appunto mi potete seguire anche lì. Quindi appunto, stavo dicendo, vi ho chiesto di farmi delle domande per questo video, basta che cominciassero con ai mai e poi ovviamente dopo viene tutto il resto. Quindi, purtroppo non ho potuto scegliere tutte le domande perché ovviamente erano tantissime, cioè ogni volta me ne fate davvero tante. Erano più o meno 300 e passa domande e veramente non potevo leggerle tutte perché sennò questo video sarebbe durato non so quanto. Spero che duri poco perché ho scelto più domande possibili, quindi appunto non è da di quanto durerà. E nulla, quindi mi scuso se non ho scelto la vostra domanda. Però ovviamente non è l'ultimo video che farò con le vostre domande, quindi non vi preoccupate che ci sarà altro modo. E, anzi, cercherò di fare al più presto un altro ask, che non lo faccio da un bel po' di tempo. Quindi, bando alle ciance, iniziamo. Allora, its-fabi, hai mai provato a toccare il naso con la lingua? Mi saluti. Allora, innanzitutto ciao, un bacione. Allora, sì, ci ho provato, però inutilmente perché non ci sono mai riuscita. Cioè, sono sempre andata lì vicino, ma mai non ci sono mai riuscita definitivamente. Poi, trattino basso Elena, trattino basso Caputo, trattino basso. A me baciato un ragazzo, mi saluti nel video, mi chiamo Elena, un bacio tesoro. Un bacione tesoro. Allora, innanzitutto ciao Elena, un bacio anche a te. A me ha baciato un ragazzo, sì, una volta, ma tipo quando avevo 6 anni, però dentro l'acqua perché mia sorella mi aveva obbligato, non lo so, una storia un po' strana, che mi sa che ve l'avevo già detto, però non vorrei dire cavolate. E quindi sì, dopo quella volta mai, quindi già forever alone a vita. Alessia trattino basso, DV trattino basso. Hai mai copiato a scuola? Beh, lo devo ammettere, sì. Chi non l'ha mai fatto, cioè almeno una volta nella propria vita uno lo deve aver fatto, quindi. Silvia Corbani trattino basso. Ha mai avuto un ragazzo? Un ragazzo vero e proprio? Diciamo no. Cioè un ragazzo serio? No. Quindi dico di no. Oddio, questo nome è Ev H-bassonati. Ha mai pensato di lasciare YouTube? Mi puoi salutare in un tuo video. Allora, innanzitutto ciao. Poi, altra cosa che vi volevo dire, mi scuso se come al solito leggo male i vostri nick, però insomma, faccio il possibile. Comunque, all'inizio avevo pensato di lasciare. Perché quando ho visto che le cose si facevano davvero impegnative, ho detto no, cioè è un impegno troppo grande e quindi ho pensato di lasciare tutto, però ora mi sono appassionata, quindi ora proprio non ci penso minimamente. Comunque, poi le domande più frequenti che mi avete fatto sono state: se ho mai fumato, se ho mai fatto sega a scuola, se ho mai avuto un ragazzo, se ho mai baciato un ragazzo. Queste sono state, diciamo, le domande più frequenti. Poi, dr.asia, hai mai fatto una pazzia per Lee Wan D? Allora, penso che andare ad un loro concerto in America sia una pazzia. No, vabbè, a parte gli scherzi, sì, diciamo, non so se si può proprio considerare una pazzia, però il 7 dicembre 2014, appunto, quando erano venuti a Roma per quel programma, io ho fatto di tutto, pur di entrare.
Infatti alla fine ce l'ho fatta e sono stata davvero fierissima di me con l'aiuto di mia madre anche, quindi ringrazio anche lei. Se no, cioè davvero ci sarei stata non male di più. Poi, IR trattino basso Alice. Ha mai riso così tanto fino a piangere? Mi puoi salutare? Mi chiamo Alice. Ciao Alice. Allora, solitamente io rido tantissimo e la maggior parte delle volte vado a finire che mi escono le lacrime, quindi quasi sempre. Eva 180302. Hai mai detto a un ragazzo che ti piaceva? Sì, l'ho detto un paio di volte, però è sempre andata male. Già, cioè, altre volte non gliel'ho detto, però la maggior parte delle volte gliel'ho detto. Holly Luke Lux Ass. Ha mai pianto ad un concerto? Sì. Poi, Lele trattino basso Manna. Ha mai pensato di essere un unicorno sex? Ovviamente sì. Cioè, nemmeno me lo dovevi chiedere. Comunque, riferito alla domanda di prima, ha mai pianto ad un concerto? Devo dire che io ai concerti proprio non penso a niente, nel senso, tutte le emozioni che provo le esprimo, nel senso urlo, salto, ballo, faccio quello che mi sento di fare e me ne frego di quello che pensa la gente di me. Sinceramente, sto lì e me lo voglio godere quel concerto, quindi faccio di tutto pur di godermelo al meglio. Poi sempre, here, trattino basso Alice. Hai mai fatto rissa? Assolutamente no, perché io diciamo non sono una persona che non fa, che fa queste cose. Sono una molto calma, nel senso più che alzare le mani preferisco parlare, perché secondo me, cioè, alzare le mani è una cosa un po' inutile, no, un po', molto inutile. Scusate se ho questa luce qui, ma dovete capire che sono davanti alla finestra e ho il sole puntato in faccia, quindi mi scuso. Stringimi, Leroy. Hai mai infilato il pantalone del pigiama nei calzini? Ti adoro, Anastasia. Ciao Anastasia, allora, parte dal fatto che amo il tuo nome, non so perché. Poi, d'inverno sì, molte volte lo faccio perché c'è quello spazio in cui ti entra l'arietta, io non lo sopporto. Poi, I'm called Chris, trattino basso. Hai mai pensato di rispondere a una mia domanda? Ora sì. Marti, trattino basso, grasso, trattino basso. Hai mai fumato? Allora, devo ammettere che le mie amiche alcune volte me l'hanno chiesto, mi hanno detto dai, prova, ma non fa niente, provaci. Però io sinceramente ho sempre detto no. Cioè, per ora né ci voglio pensare né me la sento perché sinceramente non mi interessa fumare perché non capisco le persone cosa provano nel fumare. Non ne ho idea, me lo sono sempre chiesta. Cioè, è uno spreco di soldi inutilmente e poi fa male anche la salute, quindi no. Elena Gerbase 03. Ha mai visto l'alba? Purtroppo no, ho solamente visto i tramonti, perché dovete sapere che dalla mia finestra si vedono tutti i tramonti possibili e immaginabili, quindi purtroppo no. Poi, sempre here, trattino basso Alice, che mi ha fatto un sacco di domande. Hai mai guardato American Horror Story? No, però in molte mi dicono che è bello, quindi magari ci faccio un pensierino, ce la posso fare. Martina Ciligot, non lo so. Hai mai desiderato di mangiare 50 pizze insieme a Niall, ma anche di più, anche se è una cosa impossibile, però nessuno lo saprà mai. Non fateci caso. Bro.dai, hai mai pensato di andare a vivere all'estero? Sì, io vorrei troppo andare a vivere a Londra, oppure a New York, però so che è una cosa impossibile. New York, già a Londra è più fattibile. Magari poi ci penserò più in là.
Io spero tanto di riuscircela a fare. Comunque, mai dire mai, tutto può essere. Sempre here, un trattino basso, Alice. Hai mai perso un'amicizia importante? Sì, tantissime. Poi, oddio, questo nome è impronunciabile. ASDFG Clau. Hai mai assaggiato cibo coreano? No. Marta Ferrari trattino basso. Hai mai provato a leccarti il gomito? Mi saluti. Ciao Marta, penso che ti chiami così. Comunque sì, ci ho provato. Marco HUCTL. Hai mai pisciato la scuola? Un bacio. No, sinceramente non l'ho mai fatto perché sono una brava ragazza. Tantissimo. No, comunque seriamente no, non l'ho mai fatto. Vittoria Barontini. Hai mai avuto grandi turbolenze in aereo? Sì, io mi ricordo allora, nel volo quello di ritorno da Valencia a Roma quando ero in campo scuola, quello è uno. Poi magari prima ce ne sono state anche altre volte, però non mi ricordo. Poi l'altro, il volo da New York a Miami. L'ultimo pezzo, io lì, ve lo giuro, io ho pensato di morire, cioè mi stavo letteralmente cagando sotto perché pioveva e c'era tantissimo vento. No. Trattino basso punto Laura. Punto trattino basso. Hai mai mangiato messicano? Sì. Nizza 0903. Hai mai sbattuto il mignolo del piede? Mi saluti, mi chiamo Nicole. Ciao Nicole, purtroppo sì. Flavi De Stefanis. Hai mai vomitato arcobaleni? Un bacio da Flavia. Un bacio anche a te, Flavia. Comunque sì, se avrete visto i miei Snapchat. Ho vomitato arcobaleni. Che poi ora purtroppo l'hanno tolto. Non so perché, perché io lo amavo. Purtroppo. Ali trattino basso lips. Hai mai incontrato gli Yuan-D? Allora, se intendi incontrato, sì. Nel senso averceli a un centimetro di distanza, purtroppo no. Però se intendi, in senso a vari eventi, concerti, in quel caso sì. Trattino basso Eleonora, trattino basso G, trattino basso. Hai mai pensato di cambiare famiglia? Sì, magari nascevo in quella di Niall, o in quella di Lewis, o in quella di Liam, o in quella di Harry, o in quella di Zayn. Mi andava bene. O comunque di qualche altro cantante famoso o personaggio famoso. Purtroppo non sono capitata a nessuna di queste, ma vabbè, mi accontento. I am Andrea trattino basso. Hai mai voluto bene Andrea? Mi sa che ti sei sbagliato, volevi dire hai mai voluto bene ad Andrea. Comunque, ovviamente, cioè, nemmeno me lo dovevi chiedere. Clemente trattino basso 1927. Hai mai avuto una relazione a distanza? Diciamo di sì, però il massimo che è durata è stata tipo 2 settimane barra 3, quindi proprio niente. Marti trattino basso Guerzoni. Hai mai avuto una migliore amica a distanza? Sì. Ce n'ho avuta più di una. Alessia Zanotto, hai mai pensato di farti un tatuaggio? Ti adoro, salutami, ti prego. Ciao Alessia, allora, sì, l'ho pensato, però magari aspetto un po' di tempo. Poi non so nemmeno se me lo farò mai perché io mi cago sotto per tutti gli aghi possibili e immaginabili, quindi poi vedremo. Lula OOP, hai mai pensato di smettere di mangiare pizza? Assolutamente no, cioè la pizza è la mia vita. No. Marti Berez, trattino basso. Hai mai pianto in classe? Sì, soprattutto l'ultimo giorno di scuola che veramente io non avrei mai pensato di piangere, però per quanto mi dispiacevo ho pianto. E,
Quindi sì. Trattino basso Danny Squatto, trattino basso. Hai mai voluto cambiare nome? Quale vorresti? Sì, perché Giorgia non mi piace come nome. Avrei voluto avere o Gaia o Greta, che sono due nomi che io sinceramente amo, oppure Chanel. Però è un nome un po' particolare che non a tutti potrebbe piacere, però a me piace sinceramente. Quindi, questo video è finito, spero di non avervi annoiato con tutte queste domande. Nulla, iscrivetevi al canale se ancora non lo siete, vi lascio giù nell'info box come tutti i video i miei nick dei miei social. E quindi spero che il video vi sia piaciuto, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!